Siamo con mister Vincenzo Manzo, il post partita della sfida contro Grosseto. Mister, è il commento sulla partita, una partita decisamente sfortunata, possiamo dire. Ma sfortunata, io credo che la sfortuna sia un po' l'alibi dei perdenti, quindi non credo tanto nella sfortuna. Credo che la mia squadra ha fatto un primo tempo brutto e questo mi fa arrabbiare tanto perché abbiamo lavorato bene in queste settimane, abbiamo lavorato bene questa settimana e non capisco il perché di tanti errori e di tante cose fatte che non sono state preparate e le cose che abbiamo preparato fatte male, quello sicuramente è una cosa che non mi piace, mi ha disturbato, non mi ha fatto piacere e mi dispiace tanto. Alla fine, tra il primo e il secondo tempo ci siamo parlati con i ragazzi, ho cercato di caricarli, di motivarli, di spiegargli che si poteva fare una partita diversa. Secondo tempo peccato perché il secondo tempo i ragazzi hanno fatto una buona gara, hanno costruito molto, hanno avuto calcio di rigore, sbagliato, si può sbagliare, rigore no, chi lo sbaglia chi lo calcia, quindi non posso rimproverare nulla al mio giocatore. Peccato perché sono convinto che se facevamo gol avevamo la partita in mano, quindi peccato. Poi c'è stata l'espulsione, quindi poi la partita è stata un po' diversa, è stata poi una partita che era difficile, però del secondo tempo non posso dire nulla ai ragazzi, sono arrabbiato dal primo, una squadra che si deve salvare non può fare un primo tempo del genere, così diventa dura. Commissario, dobbiamo ripartire adesso subito, però visto che abbiamo un'altra sfida importante sabato prossimo contro un'altra Toscana, contro il Pontedera. Sì, ma è normale che dobbiamo ripartire. Dagli errori fatti, dove bisogna cercare di far meglio, dall'atteggiamento, una squadra che si deve salvare deve avere più fame subito dal primo secondo, avere un atteggiamento diverso, un atteggiamento più aggressivo, un atteggiamento dove vuoi far gol in maniera più cattiva, e quello che non abbiamo avuto il primo, quindi sicuramente il primo tempo è da abolire, è da cancellare perché non si va da nessuna parte. Dobbiamo avere l'atteggiamento di quando è iniziato il secondo tempo.